A me invece aspetta il compito un pochino arduo di presentare il progetto del Terzo Valico per quel che riguarda il territorio di Arquata Scrivia. Nonostante che questa sia una riunione convocata e indetta da tutti i comitati contro il Terzo Valico della provincia d'Alessandria e del versante genovese in Valpolcevera, abbiamo valutato che fosse comunque necessario, rispetto alla popolazione d'Arquata, provare brevemente a presentare i lavori e soprattutto i disagi che porterà alla realizzazione del Terzo Valico. Alle mie spalle, so che la vedete piccolina, però adesso la ingrandiamo di modo che riuscite a capirlo, c'è la cartina di Arquata Scrivia. Io vi do solamente alcuni punti di riferimento così che possiate capire più o meno dove sono i luoghi. Questa strada verde che vedete è via Roma, e invece questa zona che adesso andremo ad ingrandire è tutta l'area di Moriassi, che come tutti sappiamo sarà la zona più duramente colpita dai lavori del Terzo Valico. Ora ingrandisco l'area di Moriassi e inizio a spiegare più o meno i lavori. Si vede bene, vero? Dunque, io direi di incominciare rispetto a quelli che sono i cantieri operativi. Qua nel comune d'Arquata sono previsti due cantieri operativi che vengono chiamati COP 4 COP 20 e che sarebbero Moriassi e Radimero. Per capirci la zona in cui sono collocati, si tratta dell'imbocco nord della galleria di Valico. Per essere più chiari, per tradurlo dal politichese, è dove uscirà il treno dalla montagna, perché in territorio di Arquata Scrivia ci sarà una tratta in cui il treno uscirà allo scoperto per poi rientrare in galleria a Serravalle. Sempre in questa zona, che è la zona che, non so se vedete la manina, è la zona dove inizia la parte viola, cioè da questo punto a questo punto è il punto, è la parte dove il treno esce in superficie e dove verrà realizzato quello che viene chiamato posto di comunicazione Libarna. In gergo ferroviario i posti di comunicazione sono località di servizio dove le due linee si interconnetteranno fra loro. La grandezza di questo cantiere, che sarebbe il COP 4, è 42.430 metri quadrati, che non so se riuscite a immaginarvi, ma è una cosa molto 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 grande. Il COP 4 che vedete sarà in comunicazione tramite questa strada con il COP 5, che non è nel comune di Arquata Scrivia, ma si trova a Serravalle, nella zona di Libarna. E il fatto che vengano messi in comunicazione rende abbastanza chiaro ed evidente che il COP 4, che è già molto grande, insieme al COP 5, che sono altri 25.000 metri quadrati di cantiere, formeranno praticamente un unico grande cantiere in questa zona. Quella che invece vedete scritta RMP1 Libarna, per capirci, è la cava che ospiterà la bellezza di 370.000 metri cubi di smarino. E sullo smarino, permettetemi di aprire una parentesi. Vista che non è chiara la provenienza dello smarino che finirà in quella cava, visto che rispetto al progetto definitivo la dislocazione delle cave in Piemonte, e quindi anche i metri cubi che finiranno all'interno delle cave dovranno essere rivisti, noi diciamo subito che abbiamo una grandissima preoccupazione, perché recentemente in Vallemme, dove verranno fatti gli scavi principali per la realizzazione della galleria di Valico, è stato presentato un progetto di eolico che è stato bocciato anche a causa di un'altissima percentuale di amianto. Diciamo che lo sanno tutti in Vallemme, che là dove scaveranno c'è l'amianto, e mi permetto anche di aggiungere che è stata la stessa provincia di Alessandria che ha scritto in questa conferenza dei servizi che 9 campioni su 10 che sono stati analizzati eccedono il parametro minimo di legge dell'amianto. E di conseguenza io voglio solamente ricordare questa cosa tragica che è stata la tragedia, i morti di Casale Monferrato, e voglio ricordare a tutti che amianto significa morire di asbestosi, morire di calcinoma, morire di mesotelioma. E penso che sia vergognoso che se la provincia di Alessandria dice che là c'è il rischio dell'amianto e quindi si debba bloccare il progetto di eolico, non riusciamo davvero a capire perché non si dovrebbe bloccare il progetto del Terzo Valico. Forse perché ci sono interessi da 7 miliardi di euro. L'altra cosa che riguarda sempre il territorio, diciamo così, questa zona che stiamo vedendo nella cartina, è questa strada qua che vedete in rosso. Questa non è la strada, per capirci, che costeggia la Cementir per salire a Moriassi, ma sarà una nuova strada che verrà costruita più o meno all'altezza di Campora, per capirci, che servirà direttamente ovviamente tutta l'area, la
zona del cantiere. Un altro cantiere invece, che sarà un pozzo che serve per l'attività legata allo scavo della galleria, sarà nel territorio di Radimero, sempre lì molto vicino, insomma la stessa zona, Moriassi-Radimero, gli arquatesi lo sanno. Sarà un altro cantiere della grandezza di 21.000 metri quadrati e sempre a Radimero ci sarà di nuovo un deposito di materiale di scavo, e quindi c'è sempre questa grandissima incognita, diciamo così, dell'amianto. Ora ci spostiamo, fra virgolette, di sotto, dove c'è, la vedete quest'area qua, CBP3 Arquata Scrivia. Adesso mi allargo ancora un attimo così capite meglio. Se vedete qua c'è l'autostrada, l'autostrada A7. Il CBP3 sta per campo base. Il campo base, per capirci, si troverà oltre la ferrovia e la zona del Piaggio, la zona dell'Oda, dove più o meno c'è la ditta Derrick adesso insediata da Arquata Scrivia. L'accesso per entrare a questo campo base, che il campo base è il posto dove staranno gli operai, dove staranno 480 operai che dormiranno in un dormitorio a due piani. E all'interno del campo base tengo a sottolineare che non solo ci sarà il dormitorio dove gli operai dormiranno, ma ci sarà anche la mensa. Questo significa che chi pensava magari che i lavori del Terzo Valico significassero operai che dormivano negli alberghi di Arquata piuttosto che operai che mangiavano nei ristoranti, che quindi provavano a far funzionare l'economia, evidentemente è stato un grande abbaglio. E mi permetto di ringraziare i commercianti di Arquata, che sono tanti, che ci hanno permesso di trasformare le loro vetrine dove attacchiamo i nostri volantini contro il Terzo Valico, ed è un orgoglio che in questa città ci siano tanti commercianti che pensano che la salute e l'ambiente vengano prima dei legittimi profitti che possono fare. Ora, rimpicciolisco un attimo la cartina, mi avvio abbastanza velocemente alla conclusione. Vi faccio vedere un'altra cosa che, diciamo così, non è nel territorio di Arquata ma è molto vicino a noi e che creerà, diciamo, grandissimi problemi. Questa bella scritta che vedete, Cova 7, questa strada qua che vedete segnata in rosso, questa è la strada che va su alla Vallemme. Cova 7 sono i lavori di ampliamento della famigerata galleria della Crenna. Ora, rispetto a questo, noi sappiamo questa cosa qua. Loro dicono: noi dobbiamo allargare la Crenna perché dobbiamo far passare avanti i camion avanti e indietro dalla Vallemme, e di conseguenza hanno avuto questa idea brillante e geniale, perché i signori del COCIV non sanno che cosa è Arquata Scrivia e soprattutto non lo sa la provincia di Alessandria, che ha proposto al comune di Arquata di far passare i camion per strada delle Colombare. Gli arquatesi sanno che cos'è la galleria di strada delle Colombare, vogliono deviare il traffico, tutto il traffico della Vallemme, per Moriassi, per capirci. Per fortuna il comune d'Arquata si è opposto, e si è opposto anche duramente, dicendo che evidentemente non hanno ben presente, diciamo così, qual è la zona e come non sia possibile e realizzabile questo progetto, insomma. La cosa che ci tengo a dire è questa: i lavori di allargamento della Crenna dicono che dureranno 10 mesi, poi sappiamo che siamo in Italia, no? I lavori di solito durano molto di più. Io ricordo solamente che Arquata è un comune dove purtroppo c'è un grande inquinamento, la classificazione dell'ARPA dice che siamo a livello 1 per inquinamento. Provate a immaginare voi che cosa sarebbe l'aria di Arquata nel momento in cui anche tutto il traffico veicolare dalla Vallemme venisse fatto passare qua da noi. L'altro problema, possiamo fra virgolette dimenticarci la cartina, riguarda invece un'altra cosa che io credo sia una cosa vergognosa, ed è la situazione dei due acquedotti. Sono due situazioni diverse, uno è l'acquedotto di Sottovalle e uno è l'acquedotto dell'Amag, che serve invece il paese di Arquata Scrivia. Per quanto riguarda Sottovalle, l'hanno direttamente scritto loro nel loro progetto, e praticamente certa sarà la distruzione delle fonti e pertanto ci sarà la necessità di un acquedotto alternativo per i cittadini di Sottovalle. Per quanto riguarda invece l'acquedotto d'Arquata, diciamo che c'è una bella commedia in piedi che adesso provo a spiegarvi. Nel progetto i progettisti scrivono che c'è un basso rischio di interferenze con le sorgenti di Rigoroso e Borlasca e quindi c'è la necessità di ampliare e di integrare l'indagine idrogeologica. Ci viene però in soccorso ACOS, che presenta una serie di osservazioni al progetto definitivo. ACOS non la pensa allo stesso modo e nelle osservazioni scrive
che bisogna ampliare e integrare l'indagine idrogeologica, che le considerazioni nel progetto riguardo alle sorgenti di Rigorosa e Borlasca non paiono troppo coerenti tra loro, anzi non si può riscontrare una certa contraddittorietà. Questo lo scrive ACOS, non INOTAV. E conclude: pertanto occorre un acquedotto alternativo prima dei lavori, considerato un tempo di realizzazione di 2 o 3 anni, progetto di cui non vi è traccia alcuna. ACOS dice che per fare l'acquedotto alternativo servono 2 o 3 anni, COCIP dice che fra qualche mese vogliono aprire i lavori. Io credo che sia assolutamente vergognoso che il comune d'Arquata rischia di rimanere senza acqua, non c'è la presentazione di un progetto alternativo dell'acquedotto, eppure fanno finta che questo non sia un problema. Però accorre ancora in aiuto il CIPE nelle osservazioni presentate. Il CIPE scrive che nel caso che i lavori di realizzazione si intercettassero delle fonti, occorre provvedere alla realizzazione di un sistema di rifornimento idrico di emergenza di durata limitata alla realizzazione di un'alternativa. Peccato che ACOS ci ha detto che ci vogliono 2 o 3 anni per costruire l'alternativa. Quindi, cari arquatesi, preparate le taniche, perché Arquata rischia l'emergenza idrica, e se non saremo capaci di fermare questo progetto, questo sarà un altro, purtroppo, dei problemi che avremo in questo paese. Ho davvero concluso dicendo alcuni dati che sembrano bazzeccole rispetto a quelli che riportavo prima. Avremo 65 terreni che verranno espropriati, no? Soprattutto nella zona di Morias di Radimero. Avremo 7 espropri e conseguenti abbattimenti fra case e fabbricati, sempre nella zona di Radimero. E davvero chiedo a tutti di immedesimarsi in quei cittadini che vedranno espropriata la loro casa dove vivono magari da decenni, e chiedo davvero a tutti di non pensare "sono stato fortunato, a me non è successo", ma provare a costruire un meccanismo di solidarietà nei confronti di chi si troverà a subire una vera e propria violenza, espropriare la propria casa e i propri affetti per un progetto inutile e devastante. E poi, sempre fra le varie ed eventuali, visto che si dice che in comune di Arquata ci sarà un passaggio mediamente di 500 camion al giorno, ovviamente dovranno allargare via del Vapore, la ex strada statale 35, la strada del Bovo, la nuova strada Campora, verrà fatta la nuova strada da Campora a Moriassi, e bisogna fare 6 rotonde, quindi temo che gli arquatesi girerà un po' la testa quando andranno in macchina. E ovviamente bisogna fare l'adeguamento dei sottopassi della 7 e del sottopasso ferroviario della linea Milano-Genova. Capite voi che avremo lavori, per capirci, nella strada da Vignole per andare a prendere l'autostrada, avremo lavori all'ingresso nella strada da Serravalle, evidentemente avremo qualche problema di traffico e avremo qualche problema nell'uscire con le macchine da Arquata, quindi chi può si comprasse un elicottero. Io concludo con una nota di colore, e anche se mi permettete, con una nota personale. Qualcuno scriveva che per rendersi conto di quanto si è legati alla terra in cui si è nati e si è cresciuti bisogna emigrare da quella terra. Questo è quello che è capitato a me, sapete, sul mezzo del Rigoroso e mezzo dei Quo. Mio padre di Rigoroso e mia mamma d'Arquata, no? Sono cresciuto qua e poi per ragioni di vita, per ragioni di lavoro mi sono trasferito ad Alessandria. Appena posso torno a Arquata perché ci sono i miei genitori, appena posso torno a Arquata perché quando torno qua mi rendo conto che questo è un bel posto in cui vivere e abitare, questo è un posto dove si ritrova ancora il senso dell'essere comunità, il camminare per la strada, incontrare gli amici dei nonni, il conoscersi tutti. Bene, a tutti i miei concittadini arquatesi dico una cosa: noi corriamo il rischio di non lasciare i nostri figli la nostra terra che amiamo come i nostri vecchi l'hanno lasciata a noi. A tutti i cittadini d'Arquata dico che insieme possiamo fermare questo scempio e vi invito tutti a farlo. Grazie. E adesso, proprio perché questa è un'assemblea popolare, vogliamo che tutti intervengano, il microfono è aperto agli interventi del pubblico, in particolar modo tutti gli arquatesi che volessero dire qualcosa e poi tutti gli altri.